Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Facciamo la daily così se la vinciamo finalmente. Come che si fa a partire una daily? D'accordo. Lazzare, arzete e chemine. Che se la vinciamo, allora, essendo Lazzaro, punterei a cercare di perdere questa vita il più in fretta possibile. E qui abbiamo una Tinted Rock. Va bene. Moneta. Bomba. Rumbag, tanta roba. Qualche chain. Ciao piccola merla. Oh, qua c'è un'altra tinted. Siamo a due tinted. Vediamo quante ne scopriamo. Bomba. Ok. Vediamo se ci danno iera. Se ci danno iera proviamo a duplicare. Prima o poi ce lo daranno iera, vero? Intanto ci ha dato un bercano. Oh, stanza doppias. Bravo, vacci di faccia. Allora, qua no. Vediamo se ci dà qualche cuoricino. Bah, va bene uguale. Ah, qui ce l'ho il cuoricino, ok. Vorrei duplicare quella. It's possible or not. Mi sa che abbiamo finito le stanze. Vero? No, forse no. Sì, forse sì. Giusto? Sì, ok, vabbè, ci facciamo il boss. E poi vediamo. Dobbiamo comunque decidere se morire. Dai, amico. Ma ieri me la dai prima o poi? O una runa decente? Dai, voglio duplicare quella cassa. Dai. Voglio fare il 2 per 1. Se no, apro le due. Allora, no, dobbiamo morire. Quindi non apriremo quella cassa. No. Non apriremo questa cassa. Ma l'ho preso veramente, ma sono un coglione. Vabbè, allora niente. Allora niente. Prendiamo l'HP e andiamo avanti. E ci teniamo 3,5 di danno. E abbiamo 712.000 HP. Va bene. Wow. Ah, lì c'è lo shop. Facciamo un giretto qua. Ma tu non ti puoi stancare, no? Ciao Dark, va. Vai, prendi quel cuore, vai. Vai, vai. Vai, vai. Allora, ci arriveremo mai a 12 HP? Non credo, però.
No, beh, a parte che... Wow. A parte che no. Mi sa che non ci torno mai più. Oggetti, no. Ok, qua non ci devo più tornare. Cioè, tinted rock, scusate, no, oggetti. Ma no, ma salta pure per tutta la stanza, tranquillo. Non è un problema. Anche tu vuoi? Non so, fai tu. Certo, adesso mi dai iera, vero? Però iera potrebbe essere interessante. Se trovassi la stanza quella tutta con i cuori. Morire? Opzione plausibile. Batterie. Ma sbagli. Lì non mi interessa al momento. Non ho abbastanza monete per fare sta roba. Questa stanza è interessante. Una delle due è una libreria. Vabbè, ce ne frega un cazzo. Va bene, ci mettiamo quelli 7-8 ore. Oh, per carità, se quando volete morire, mi sto tranquillo. Fai tu. Allora, possiamo prenderli tutti e due. Sì. Poi. Questo me lo evito. È inutile. Poi vediamo se c'è qualcosa. Tinted, sì, tinted. Ok, qua niente di particolare. Qua abbiamo detto no. Ok, no, a posto. Andiamo un cuore qua. Prendiamo la batteria. Prendiamo un cuore qua. E alla fine ho preso. Va bene. Va molto bene. Catacombs, che ci dici? Ah, questo in teoria dovrebbe fornirci qualche cuore in più, giusto? Ricordiamo che possiamo sempre morire, eh? Cioè, no, dovremmo morire prima o poi. Semmai ci capitasse una buona occasione. Un Suicide King, spero, però sai com'è. Non è detto che accada. Tu chi sei? Agalaz. Agalaz. Sì, dai, sti cazzi. Hanno chiavi. Perfetto. Quindi devo cercare la stanza segreta. Qua può essere la stanza segreta? No. Giù di là, non me la ricordo. Può essere? Può essere. Non è detto che lo sia, però. E invece sì. Sta cosa funziona? Io non ho mai capito. Assolutamente no, perfetto. Quindi Agalaz, dove la usiamo? Quanto bene di Dio.
non ci hai regalato niente, va benissimo. Forse Agalaz lì potevamo usarlo, però vabbè. Non era fondamentale la cosa. Black Rune. Boh, magari era utile. Beh. Paperclip. Pensavo morissi. Vai, tutto tuo. Cagacuori, bravissimo. A morire è relativamente difficile. 5 colpi, sono un po' tanti. Un'altra iera. Vai, sparami. Ancora? Non hai fatto in tempo. Adesso mi tocca combatterlo senza... vabbè. Dove sbuchi? Stai fermo? Ce la fai? Non mi caghi i cuori, eh? Fantastico. Leviatano. Stai bene lì. 11 minuti, eh? Non abbiamo più cuori, quindi questo è fattibile. Se faccio così... Aspetta, una mezza cazzata. Se qua ci fosse una stanza del sacrificio lo farei, guarda. Esplodete tutti, maledetti. Riesco a farla esplodere. Mamma mia. Sì, tu caga tutto e te frega. C'è una stanza del sacrificio comunque. Quindi potrei addirittura morirci. Volentieri. Ecco, l'unica cosa che ho detto, devo riuscire a cadere, non distrugge quello, mi raccomando. Oh, mi ha rotto il cazzo, mori per favore, grazie. Posso passare tutto il giorno qua, no? Una mezza cazzata, forse di Sanner era meglio. Vabbè, che tanto c'ho Runebag. Che mi dà un Dagaz. Not bad, really not bad. Qui è quello che, anzi, mo facciamo subito, uno se lo leviamo subito. Anzi, un paio ci leviamo subito.
Questo è interessante, vediamo un attimo se... Perfetto. Era inutile. Sprechiamo un altro po'. Debit. Ah, peccato che non c'ho bombe. Però mi si riapre, quindi se trovo bombe, tanta roba. Cioè, il problema però... Il problema è uno. Ok, cuori e tutto. Ma ce la faccio a battere delle lembe? Se non batto delle un po' un cazzo è tutt'uno, effettivamente. Forse avrei dovuto prendere dopo quello. Ci morivo. Mi sa che devo smettere di prendere i cuori. Vabbè, vediamo. Quanto c'ha di danno? 5. Non è tanto. Ci penso. A sto punto Degas mi sa che lo uso dopo. Questo mi dà tre cuori blu. Senti, moriamo. Facciamo sta cosa. Moriamo. Pure la mitra. Perfetto. Ok. Perfetto, un sacco di soldi. Ok, dalla prossima. Dai, allora, una è lì. E adesso di danno abbiamo 7. Poi abbiamo... Perfetto. Poi andiamo a prendere i tre cuori blu qua. Ok. La chiave qua. Cuore blu qua. Store energy qua. Probabilmente è qui la stanza super segreta e la vedremo subito. Allora, è Catacombs 2, quindi non è la mamma. Quindi vediamo se riusciamo ad avere un oggettino in più. Che male. Aspetta, ma facciamo così prima. Questo è ottimo. Questo lo usiamo. Perfetto. Siamo un bel po' pieni di cuori. Poi questo ce lo portiamo, così sappiamo esattamente dove andiamo e tentiamo la sorte. Sperando non ci costi troppi cuori. Uno. Perfetto, solo due cuori. La mappa si vede e facciamo così. Solo quattro stanze. Ottimo. Perfetto. Non facciamo stanze
troppo. Vai. Potevi cagarlo un cuore, non è che ti avrei detto niente. Perfetto, ora lo vedere quanti danni prendiamo. Tanti, devo dire la verità. Prendilo. Dimmi che gli era. Ah, però. Va benissimo. Vai, vai. Doppiati. Tu hai rotto il cazzo, eh? A morire? No, eh. Dai, sei rimasto solo tu, vediamo fa. Sei morto. Me ne frega un cazzo, sei morto. Ma sti cazzi, mi serve vince. Dai, millesimo. Se esploravo tutto il piano, magari in top 1000 c'entravo. Però non mi hai dato. Non me l'hai dati. Bastardo, non mi hai dato. Ah, forse devo iniziare la quarta, quindi ne ho vinte 3 e devo iniziare la quarta. Però ne ho vinte 3 di fila, giusto? Fatemi controllare. Com'è che si controlla? Leaderboard. Superser è in grigio. Se io faccio così. Rosso vuol dire che sono morto. Oh, sono tre grigie, zio. Quattro grigie. Qui sono morto. Ma sono 4 che vinco, o ne devo fare 4 di fila, 3 di fila, non mi ricordo se sono 3 consecutive, non credo. Però, insomma, sono 4 che ne vinco, quante ne devo vincere dei daily? 5? Quindi vediamo alla prossima. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!